Nadia Rinaldi contro Avenger a Domenica Live. Non ho visto la marijuana, non stavo dietro il Cody Monte. Domenica Live, scontro tra Nadia Rinaldi e Avenger per Francesco Monte all'Isola dei Famosi. Dopo il botta e risposta a Striscia la Notizia, a Domenica Live c'è stato finalmente un confronto tra Nadia Rinaldi e Avenger. Quest'ultima da settimane ribadisce che l'attrice romana avrebbe visto Francesco Monte fumare marijuana all'Isola dei Famosi. Nadia ha però seccamente smentito la versione dell'ungherese, ribadendo di non aver mai visto l'ex tronista di Uomini e Donne fumare canne ma solo del semplice tabacco. La Rinaldi ci ha anche tenuto a precisare che l'Avenger ha capito male, in villa non si è lamentata per l'odore della presunta marijuana bensì per il chiacchiericcio notturno degli altri naufraghi. Cosa ha detto Nadia Rinaldi su Francesco Monte all'Isola dei Famosi? Non posso confermare la tua tesi perché non ho visto nulla. Te lo giuro sulla vita dei miei figli, ha ribadito Nadia Rinaldi a Avenger. In villa mi sono occupata della cucina insieme a Gaspare. Non stavo dietro il Cody Francesco Monte. Tutti abbiamo fumato, tranne Eva e Alessia Mancini. Lui aveva il tabacco, che ha poi chiesto alla produzione quando l'ha finito, ha aggiunto la Rinaldi. L'attrice ha poi rivelato che la sua famiglia ha passato un inferno quando lei era all'Isola dei Famosi. Il motivo? Il suo nome è stato associato a quello di Francesco Monte qualche settimana fa, secondo qualcuno anche Nadia avrebbe fumato delle canne in Honduras. Per una vicenda di droga di 20 anni fa, è stato tirato in ballo il mio nome. Niente di più falso. Non voglio essere associata a un problema di droga dove io non c'entro nulla, ha precisato l'interprete laziale. Nadia Rinaldi non supporta Avenger nel Cannagari. Non ho visto Francesco Monte fumare marijuana e non credo l'abbia fatto, ha sentenziato Nadia Rinaldi.